Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro appuntamento live, come sempre, il martedì sera alle ore 18. Martedì, venerdì, ore 18, sono i nostri due appuntamenti settimanali dove andiamo a buttare un occhio sui grafici, sul mercato, sulle news principali, ma soprattutto rispondo alle vostre domande. Scusate il ritardo, ma sto litigando tantissimo con la mia camera in questo periodo, non so perché l'ho dovuto riavviare tre volte, c'erano dei problemi con i driver, con la configurazione e insomma sono diventato un po' matto, ma ce l'ho fatta e quindi adesso siamo qua, siamo sul pezzo, siamo tutti gasati e vi voglio come sempre presenti, partecipativi, pieni di domande, perché tra l'altro qua si guadagnano shitcoin, quindi non è che siamo qua per giocare. E la prossima settimana vi rivelerò a cosa serviranno. Ci sarà quindi il primo piccolo contest dedicato a Twitch, dove semplicemente chi avrà N shitcoin potrà riscattare un premio. Ovviamente l'idea che mi sono fatto sarà che il primo riscatterà il premio intero e poi ci sarà tipo un declassamento di tutti di tot shitcoin, però senza azzerarle, e così insomma si va avanti, vanno avanti anche gli altri che le hanno accumulate senza farmi finire in rovina, perché altrimenti, visto che mi seguite in tanti, va a finire che insomma accumulate tutti un sacco di shitcoin e va a finire che mi scuoiate tutti i miei poveri satoshi. Il premio ovviamente sarà in bitcoin. Per guadagnare shitcoin guardate i miei live, ogni 5 minuti di live guardato vi guadagnate una shitcoin. Potete fare i mini giochi che compaiono ogni tanto, le scommessine, i giochi delle carte eccetera eccetera, oppure commentare. Gli utenti attivi nella chat guadagnano molte più shitcoin, quindi mi raccomando, commentate, fate domande, partecipate al di là delle shitcoin, perché questo è un po' il motivo per cui facciamo questi live. Che dire, oggi non mi sono preparato particolari argomenti, anche perché Bitcoin è un po' fermo lì, che va né su né giù, è lì che cozza contro una resistenza, che è una resistenza importantissima, e sotto è sorretto da un supporto abbastanza strong, e quindi è lì che ha compresso, la volatilità si abbassa e non succede niente per adesso. Che succederà tra poco, cioè quando verrà rotto uno dei due livelli, come prepararsi all'eventualità, come affrontare il mercato in una situazione di incertezza in questa maniera, ecco, questo è quello che dovremo capire oggi, e quindi un po' il come porsi sul mercato. Oggi non è venerdì, ecco, no, non è venerdì perché i live sono raddoppiati. Mi sa che non sei molto sul pezzo, Alex, perché è da un po' che i live sono raddoppiati, martedì e venerdì, quindi non più soltanto il venerdì alle 18, ma anche il martedì per l'appunto alle 18, solita ora. Il motivo è, come dire, di cercare di interagire un po' di più tra di noi, ecco, di rispondere di più alle vostre domande, di riuscire a essere più presente anche in mezzo alla community. Pronto a comprarmi una shit Lambo, grande. errore 3000, qua c'è qualche errore, ma probabilmente causato dal mio ritardo. Dai che siamo carichi, buonasera, siamo qui, bravi, vi voglio così, carichi ai massimi. Mi potresti spiegare il contratto trial di OKX? I 30 euro di bonus sono sulle fees o si possono usare per il trade? I bonus è un rebate sulle fees, quindi è quella piccola convenzione, diciamo così, fatta per noi della community, che se utilizzate un link che adesso non ho neanche più shillato, tra l'altro mi sa che adesso, aspettate che voglio fare una cosa, perché altrimenti vi viene shillato di nuovo in continuazione la promo di BlockFi. Mi sono dimenticato di disabilitarlo, ma rimedio immediatamente subito. E quindi niente, quella c'era una piccola promo di OKX che sta per terminare, che per chi si iscrive con un mio referral link ha $30 di bonus di rebate sulle fees, quindi non paga le fees per $30, fa trades gratis diciamo per i primi $30 di fees, e inoltre con un acquisto di $100 in bitcoin si hanno $10 in bitcoin gratis, tutto qua. Prime subito, grande, qua è vero che adesso c'è la possibilità di fare l'abbonamento. In realtà non ve lo volevo ancora shillare perché volevo fare delle emoticon apposta per gli abbonati, e quindi lo shillerò più avanti, però ti ringrazio per essere il primo ad esserti abbonato al mio canale, sei il numero uno in tutti i sensi.
Niente ore 21. Guarda, per adesso, visto che comunque per me è un po' un casino farlo alle 21, visto che esco dall'ufficio 5 e mezza, preferisco mantenerlo alle 18 e poi come dire, lo riposto sul tubo verso le 20-21. Quindi per ora rimaniamo così. Poi adesso vediamo perché stanno per cambiare anche alcune cose. Insomma, vediamo, vediamo, vediamo. Ecco. Di cosa si parla oggi? Ma come al solito andiamo a vedere un po' i grafici, andiamo a vedere un po' quello che succede, eccetera, eccetera, eccetera. Approfondiamo come interpretare il grafico della dominance di Bitcoin. Molto volentieri. Adesso dammi 5 minuti che leggo un po' le prime domande che avete e poi andiamo a dare un'occhiata ai grafici e parliamo anche della dominance perché è assolutamente interessante. Tra l'altro volevo fare anche due chiacchiere sui nuovi BTP Italia, visto che ho letto che se ne parla un po' in giro, volevo magari rispondere a vostre domande se le avete, un po' off topic, però è uno strumento di investimento, potrebbe essere interessante, potrebbe, come dire, piacere a qualcuno, qualcuno avere dubbio che grande qua c'è, a proposito di strumenti finanziari tradizionali, qua c'è qualcuno che stampa inflazione, stampato 10 euro, è una donazione che mi è stata fatta, io ho messo questo simpatico meme della Federal Reserve, ti ringrazio per la donazione, hai contribuito all'inflazione stampando the money printer goes brrr, stampando 10 euro, grande, così fai anche alzare di valore i BTP Italia. E no, comunque volevo dirvi, se avete delle domande anche su quello, ne facciamo magari due chiacchiere, ci facciamo due chiacchiere, vi spiego un po' come funzionano e basta, giusto a titolo di curiosità. Come si fa subscribe con Prime? Ma c'è da fare Twitch Prime, volevo fare un mini video nei prossimi giorni, una volta che imbastisco un po' meglio, diciamo così, i vantaggi e le emoji che ci sarà la mia faccia in certe situazioni, farà moltissimo ridere. Ciao, purtroppo un appuntamento, mi vedrò la differita, ti ringrazio. Sei il numero uno in assoluto, mettete mi piace su YouTube, ti ringrazio, guarda, grazie mille per il pensiero. Mi spiace che non ci sarai in diretta, spero che tu ci sia la prossima volta e nel frattempo ti godrai la differita che comunque ci sarà come sempre. Qua tra l'altro succedono cose, hype, non so che cosa sia, oh, io sono un nabbo incredibile di Twitch, è partito l'hype train e non so che cosa cavolo significhi. Prima o poi chiederò una consulenza su Twitch. Hanno bucato BlockFi, ecco bravo, questo era un argomento di cui volevo trattare perché effettivamente su BlockFi c'è stata una breccia, diciamo così, nel senso però attenzione, i fondi sono al sicuro, non è stato prelevato nulla. L'unica cosa è stato fatto l'attacco che si chiama Simport, ovvero uno dei dipendenti di BlockFi, che mi ha fatto un po' ridere la situazione, ha subito questo attacco Simport, ovvero gli è stato rubato il numero, diciamo così, e tramite quello gli hanno rubato l'account mail e tramite l'account mail sono entrati, diciamo così, nel database di alcune informazioni di BlockFi. Queste informazioni sono quelle legate al marketing, quindi è spiacevole come situazione, però non è gravissima al punto che i fondi sono in pericolo. L'unica cosa che è stata compromessa, che poi non si sa chi, insomma, cioè, non è che ci è stata rubata l'identità o che cosa, però sono state viste, quantomeno, cioè esposte, delle informazioni che sono nome, cognome, la mail utilizzata e l'indirizzo registrato e la data di nascita, mi pare. Quindi le informazioni, diciamo così, personali, che è una cosa assolutamente grave perché, insomma, ogni piattaforma dovrebbe preoccuparsi molto della sicurezza e adesso dicono che miglioreranno in termini di sicurezza, però non c'è rischio per l'appunto per i propri fondi depositati lì. Una buona cosa da fare, ovviamente, è andare a modificare la password, aggiungere l'autenticazione a due fattori, utilizzare una mail usa e getta solo per magari la registrazione lì. Ma il discorso sicurezza lo tratteremo molto anche in alcuni video. Vorrei fare alcuni video anche su vostro suggerimento, dedicati proprio alla sicurezza. Quindi come diciamo fare good practice, nel senso fare per bene le cose.
cose sugli exchange, quindi come andare a utilizzare indirizzi email, password in maniera furba per mettere il più al sicuro possibile i propri account, come gestire magari anche i propri fondi sugli hardware wallet, come gestire i seed, le chiavi private, eccetera eccetera, potrebbe essere interessante. Possono fare phishing, bravo, esatto, infatti uno dei pericoli principali è proprio quello del phishing. Attenzione, perché i dati, cioè hanno effettivamente, potenzialmente è possibile che siano stati esposti i nostri dati. Dovrebbe esservi arrivata una mail, tra l'altro, perché hanno mandato una mail a tutti quelli di BlockFi, quindi insomma lì trovate un po' un resoconto di ciò che è accaduto. E appunto la cosa migliore da fare è sempre rispettare le norme di sicurezza, quindi utilizzare email diverse per ogni piattaforma, password diverse, non utilizzare mai la data di nascita nella propria password, insomma cose di questo tipo, e basta. Che cos'è il phishing? Ma il phishing praticamente è un attacco mirato dove cercano di, in maniera malevola, ingannarti rubandoti le credenziali. Quindi ad esempio ti reindirizzano, metti su un sito fasullo dove tu magari metti le credenziali per entrare e in realtà quel sito fasullo nel frattempo te le ruba, ok? Una copia di Binance, una copia di Coinbase, cose simili, dove tu pensi di essere su Binance o Coinbase, metti le tue credenziali e in realtà in quell'esatto momento le stai dando all'attaccante. Solitamente il phishing avviene via mail oppure magari anche via telefonica, cose di questo tipo, e appunto lo scopo è rubarti le credenziali d'accesso. Anche il SIM port attack è una forma di attacco di phishing, perché punta appunto a rubarti, a fare la trasposizione del tuo numero su un'altra SIM, da lì appunto il termine SIM port. Nel mondo di oggi, cioè nell'epoca contemporanea, diciamo così, dove tutto è online, il rischio è massimo, perché ciò che è online non è sicuro per definizione. Bisogna stare molto molto attenti a queste tipologie di attacchi, perché ci sono rischi notevoli. Allora, andiamo avanti per BlockFi, sempre parlando di BlockFi, 100 di bonus che davano sono ritirabili subito, poi io l'ho fatto, ma in realtà cioè li danno in agosto, attenzione, perché viene fatto il deposito durante il periodo di promo e poi in agosto, il primo giorno lavorativo di agosto, che dovrebbe essere l'1 agosto, viene accreditato il bonus che è subito ritirabile, nessun tipo di vincolo. È meglio, oddio, abbonato sulla fiducia, grande, numeri uno, vi amo veramente un sacco. È meglio fare il lavoro part time e tradare mezza giornata tutti i giorni, oppure fare il lavoro full time e tradare solo nel weekend, oppure fare il disoccupato e tradare tutto il giorno? Ma guarda, è una domanda un po' difficile fatta così, nel senso, io personalmente per ora lavoro full time e il trading l'ho imposto di conseguenza, ma vi dico la verità, anche se non lavorassi full time, se magari avessi più tempo libero, dubito che mi metterei lì davanti al computer a operare tutto il giorno e svariate ore al giorno, perché non fa per me, ok? Il trading, il metodo di trading da utilizzare è una cosa estremamente personale, secondo me ognuno ha quello che gli si addice di più. A me ad esempio si addice quello moderato, nel senso che se sto lì davanti al computer tutto il giorno davanti ai grafici va a finire che mi faccio prendere poi dall'emotività, dalla noia, dalla FOMO eccetera eccetera, e va a finire che affretto posizioni e sbaglio cose, quindi non voglio incorrere in quello. Manterrei comunque un ritmo moderato, del tipo che mi guardo i miei grafici in intervalli prestabiliti, metto i miei alert, mi gestisco il tempo in maniera più smart rispetto che stare lì davanti magari a 20 monitor. Si vedono spesso, no, questi trader che hanno 500 monitor uno di fianco all'altro con 5.000 grafici diversi, che io non so se è fantascientifico o cosa, ma io impazzirei completamente con un setup di quel tipo lì. Io mi guardo il mio grafico, i miei due o tre grafici ogni tanto, salto di qua, salto di là, con i miei time frame giornaliero, settimanale, 4 ore se proprio vogliamo esagerare, e sono tranquillo così. Chiaramente c'è chi si trova invece bene, opera in intraday in maniera continua, in maniera professionale, e lì chiaramente ci vuole più tempo a disposizione, o ci si ritaglia degli intervalli, tipo, che ne so, dalle 2 alle 5 io mi metto lì e opero, piuttosto che faccio 2 ore di operatività, poi mezz'ora di pausa, 2 ore di operatività e così via. Lì dipende, cioè è veramente una cosa abbastanza libera, non c'è un giusto o un sbagliato, dipende dal tipo di operatività, dalla frequenza in particolare, e ovviamente dagli altri propri impegni. Però cos'è meglio e non è meglio? Ecco, io ovviamente un consiglio spassionatissimo che do a chi inizia il trading in questo periodo
periodo, cioè chi inizia il trading, cioè mi sta ascoltando in questo istante, è di non pensare lascio il lavoro per fare il trading, perché il trading è un lavoro, una professione a tutti gli effetti, che però espone a rischi e dà risultati discontinui, attenzione, in particolare all'inizio bisogna un po' auto, come dire, calibrarsi, però ci sono settimane che vanno bene, settimane che vanno male, mesi che vanno bene, mesi che vanno male, ci possono essere anche anni che vanno male, perché il trading è una questione di probabilità, ok? Si cerca di fare un hack alla probabilità, diciamo così, e pertanto non esiste, è un mito quello del rendimento costante, no? Leggo a volte faccio il 5% al mese, no, non esiste, perché c'è un mese che magari fai il 10%, un mese che fai il meno 7, un mese il più 3, un mese il meno 12, è discontinuo, ok? Sì, si può applicare i principi di money management, sì, si può andare a mitigare i rischi, a stare attenti, a diversificare tutto quanto, però è un mito quello del rendimento costante, ok? È anche sbagliato avere come obiettivo avere tot rendimento al mese, dire io opero, devo fare il 5% al mese, no, veramente un obiettivo errato che sposta il focus su un qualcosa di scorretto che poi ci annebbia un po' la vista. Allora, quindi quella è un po' la mia idea, anche se dovessi smettere di lavorare, credo che il trading rimarrebbe di questo stampo per me, ecco. L'unico mio strumento finanziario d'ora in poi saranno le shitcoin e le incremento giocando a scratchers, grande, ottimo strumento finanziario, anche perché, oh, ve l'ho detto, tra un po' si fa il redeem, quindi mi raccomando. Lo sharing o staking forse, ah no, su OKX è assimilabile allo staking, prestito per margin trading, ma è una sorta di lending alla fine, tu ricevi un interesse a fronte del prestito a terzi per fargli fare margin trading, è una forma appunto di un lending, ecco, chiamiamolo così più che staking. Grande, qui c'è qualche abbonato. A proposito di BlockFi e di tutte le piattaforme SeFi, per te sarebbe troppo azzardato depositarci una percentuale? Oggi sono completamente dislessico, ho bevuto il sesto caffè prima, allucinante. Depositarci una percentuale significativa del proprio portfolio hold di BTC, il 50-70? Ti dico la verità, sì, perché io non mi sentirei tranquillo, in quanto sono piattaforme associate, seppur a un basso, a un rischio, ok? Basso rischio, ma rischio, quindi non bisogna pensare che ci sia qualcosa di sicuro al 100%. Se vi dovessi dire da 0 a 100 quanto le reputo sicure, probabilmente vi direi più di 99, perché sono piattaforme che mi danno un certo tipo di tranquillità. Però è sempre una buona norma, una buona pratica non fidarsi al 100% di una piattaforma. Quindi regola numero uno è diversificare. Io ad esempio faccio così, metto un po' su BlockFi, un po' su Nexo, un po' su Celsius Network e in questo modo mitigo i rischi, ok? Se una dovesse per qualche motivo chiudere, fallire, essere bucata in maniera grave al di là di tutti i discorsi assicurativi che ci sono, almeno io ho diversificato spalmando un po'. E in ogni caso non tenderei a metterci una percentuale grossa del mio portafoglio, perché appunto non mi fido al 100%, io penso sempre questo, ecco. Il problema dei BTP Italia, a mio avviso, è che investendo un piccolo capitale i costi per tenere aperto un portafoglio titoli ti erodi i profitti, ma in verità quello dipende un po' dalla piattaforma che utilizzi, anche perché adesso anche l'home banking ti permette di acquistare i BTP ad esempio a costo zero, tra l'altro, perché tra l'altro ecco l'emissione iniziale è a costo zero, poi gli acquisti e vendite in seguito ovviamente sottostanno alle fee del tuo portale, però all'inizio sono a costo zero, non ci sono spese di mantenimento, io utilizzo Fineco e non mi addebita spese di mantenimento del portafoglio titoli, adesso non so se ci sono dei vincoli, devi avere almeno un minimo di controvalore, ma mi pare di no a dir la verità, è solo sulle commissioni, cioè la dipendenza dal controvalore che hai, quindi penso proprio di no. L'unico problema, visto che siamo arrivati all'argomento del discorso dei BTP, è un po' il pensare se è un buon investimento oppure no, nel senso il BTP
Fondamentalmente è un investimento nel debito dello Stato che lo emette, okay? In questo caso l'Italia. Il BTP è un buono del tesoro pluriennale, infatti ha scadenza pluriennale. In questo caso la scadenza è 5 anni, che non è neanche troppo lontana nel tempo, però ecco qui c'è il primo, tra virgolette, vincolo, perché non è che ovviamente va tenuto per forza per 5 anni, ma ci sono dei grossi incentivi a tenerlo per 5 anni, ovvero commissioni ridotte, c'è un premio fedeltà, tra virgolette, del... Cos'era 8 per 1000 annuo, mi pare, qualcosa di questo tipo. Adesso dovrei andarmi a rivedere come dire, le caratteristiche, però appunto c'è una cedola un pelino più alta, diciamo così, e inoltre appunto la vendita prima ti toglie questi benefici qua. L'investire in un BTP significa, vabbè, andare a prestare liquidità fondamentalmente allo Stato italiano in cambio di questo diritto di riscatto della stessa liquidità a fronte di una cedola, quindi un interesse, appunto un prestito a tutti gli effetti che stiamo facendo allo Stato. Lo Stato li ha emessi in questo caso per velocizzare la ripresa, perché ha bisogno di liquidità, chiaramente, e pertanto li ha emessi a condizioni che definisce favorevoli per l'investitore. Queste condizioni sono un tasso lordo minimo dell'1,4% annuo. E dipende poi da che cosa l'andamento di questo tasso, non è fisso chiaramente, quello è un tetto minimo. Poi il resto dipende principalmente dall'andamento dell'inflazione, perché se l'inflazione aumenta, la cedola del BTP aumenta, quindi la percentuale aumenta perché? Perché fondamentalmente bisogna immaginarselo come uno strumento che restituisce una cedola di valore fisso inteso come potere d'acquisto, ok? Quindi all'aumentare dell'inflazione diminuisce il potere d'acquisto del denaro e quindi aumenta la cedola, perché il potere d'acquisto che ti dà ogni cedola deve rimanere costante. Il calcolo è fatto in questo modo in base appunto all'inflazione. In caso di deflazione, il BTP perde di valore chiaramente, perché poi il BTP è prezzato in un modo che è un po' particolare, perché all'inizio viene emesso a valore 100, o si dice anche par, e poi il suo valore varia, può salire o scendere sempre in base appunto all'andamento dell'inflazione. Questo per, come dire, avere un giusto mercato in acquisto e in vendita anche durante tutto il tempo di vita del BTP, quindi non solo alla scadenza, perché si può appunto comprare e vendere anche prima della scadenza. E pertanto è giusto prezzarlo poi in base all'andamento dell'inflazione, altrimenti non sarebbe un fair price per lo strumento stesso. Quindi è stato visto molto bene, soprattutto dagli investitori retail. Se è stato, ho letto 7 miliardi addirittura non so se è di oggi, se mi pare di sì. Fatto sta che 7 miliardi di liquidità è stata utilizzata per acquistare questi BTP da parte appunto degli investitori retail. A me hanno spammato ai massimi sulla mia mail. Ho visto che Fineco ogni 5 minuti più o meno mi dice: corri a comprare i nuovi BTP. Ecco, io non ho intenzione di farlo, ve lo dico. Per quale motivo? Il motivo è che secondo me poi anche lì è tutta, cioè se ne potrebbe parlare, però secondo me non è un buon momento per investire nel debito italiano, perché la situazione italiana non è delle più rosee, innanzitutto, visto il rapporto soprattutto indebitamento PIL, che il PIL è abbastanza messo alle strette, l'indebitamento è estremamente alto, il rating non a caso è una tripla B, quindi è un rating abbastanza visto come rischioso, e per una cedola dell'1,4% lordo, è vero, poi c'è anche la tassazione agevolata sui titoli di Stato che è del 12,5% sulla plusvalenza, però io credo che tutto questo pacchetto non valga poi il rischio, perché un rischio c'è, attenzione, non è che sono strumenti privi di rischio. C'è un rischio di volatilità, primo, perché questo è un mercato di BTP che non è quello classico, diciamo così, è un mercato a parte e è meno liquido del mercato classico e quindi c'è un rischio di volatilità, in particolare se lo spread BTP Bund dovesse impazzire, cose varie, mi aspetto appunto una notevole volatilità. E inoltre, per l'appunto, il discorso dell'investire qua dentro acquista più senso se li si vuole detenere per tutti e 5 gli anni. Ci sono strumenti migliori, la liquidità, a mio parere, al momento è migliore, perché piuttosto preferirei allora iniziare a fare un piano di accumulo sugli ETF azionari per diversificare un po', banalmente, perché vedo più potenzialità nel settore azionario piuttosto che nell'investimento nel debito italiano. Questa è un po' la mia visione. Bisogna sempre pesare appunto rischi
rischi e benefici. Quindi per me è no. Poi non so se voi avete qualcosa da aggiungere o qualcosa da dire, però per me è no, insomma. Dunque, vediamo, visto che hai fatto alcun video riguardante la rendita passiva di crypto stable coins, in particolare su piattaforme, qua si ritorna al discorso delle cripto, vabbè, niente. Chiudiamo allora la parentesi dei BTP, volevo solo condividervi appunto il mio pensiero e la mia visione. Allora, no, qualche commento c'era, lo vado a recuperare, poi tra poco andiamo a vedere i grafici, non scappatemi via, scusate, ogni tanto ci sono queste pause, ma perché voglio recuperare le vostre domande, mi spiace lasciarle indietro. Allora, fare una strategia sulle altcoin per il trading, è indispensabile conoscere il progetto della coin oppure se ne può fare a meno e basarsi solo sui grafici? Questa è una bella domanda, sai, molto bella, mi piace. Allora, teoricamente, ti dico la verità, dipende, perché ovviamente se lo scopo è acquistare per holdare, cioè investire sul lungo periodo, chiaramente non puoi prescindere dal conoscere i fondamentali del progetto. Al contrario, se il tuo scopo è speculare, banalmente speculare, quindi comprare per rivendere più in alto, allora te ne puoi strafregare del progetto e guardare soltanto i grafici, ok? Chiaramente tu non devi pensare a che cosa stai comprando o vendendo, cioè ovviamente sapere che non è uno scam, non è una truffa, non è un ponzi o una roba del genere, ma bene o male sapere che è una coin che ha ragion d'essere, anche se non è l'investimento della vita, e entrare e uscire in base appunto alla configurazione dei grafici stessi. Tripla B rating agenzie, poco più di spazzatura, sì, esatto, decisamente rischiose, decisamente mal viste, infatti c'è il rischio addirittura che se le cose si dovessero mettere male poi nessuno te li ricompra più se li vuoi vendere questi BTP, sono assolutamente d'accordo. Che ne pensi di Band Protocol come shitcoin da boom per un'eventuale crescita dell'intero market cap? Riguardo al discorso alternanza lavoro trading, in percentuale quanto delle due entrate è ripartito tra lavoro trading in media mensile? È un'altra domanda assolutamente interessante, ovviamente i valori in sé sono cosa personale. In percentuale, guarda, ti dico la verità, attualmente la percentuale lavoro trading non dico che è il 50-50, ma è quasi, cioè facciamo 55-45, ecco, diciamo così, dove 55 lavoro e 45 trading, in media chiaramente, perché ho peso gli ultimi 3 anni, che sono gli anni in cui l'ho fatto sulle cripto. Se metto dentro anche l'azionario e tutto il resto dei mercati, forse si alza un pelino, perché comunque sull'azionario e sul resto ho un portafoglio di dimensioni diverse rispetto a quello delle cripto, una strategia completamente diversa, e soprattutto è un'operatività molto più spalmata, tranquilla, mediata e più tendente all'investimento rispetto alla speculazione. Ecco, questo un po' quando. Riguardo invece al discorso di Band Protocol, guarda, è interessante perché ultimamente c'è parecchio hype nei confronti del settore degli oracoli decentralizzati, quindi può valere la pena, visto che parliamo di shitcoin da boom, può valer la pena tenerla sotto controllo e guardare però la configurazione del grafico come si mette, quindi entrare uscire a mercato da analisi tecnica banalmente. Fate pompare Band, qui c'è qualcuno secondo me che è già entrato, tra l'altro tra poco andiamo a vedere l'analisi proprio di Band, perché l'avevamo lasciata un po' in sospeso, ultimamente avevamo visto che c'era qualcosa di interessante, quindi andiamo a riprenderla, a portare avanti l'analisi stessa. Sai qualche news on Nexus Dividend? Got Int since ICO, pagavano ogni 6 mesi, sono passati 9 mesi, no dividend? Guarda, in realtà il dividendo di Nexo dovrebbe essere ad agosto, non vorrei dire una castroneria, però mi pare che sia ad agosto. Adesso non ricordo, dovrei andarci a vedere, io non ne holdo di Nexo personalmente, però se non ricordo male dovrebbe essere ad agosto. Ci vado a vedere, facciamo così e poi vi aggiorno su altri canali.
Domanda, quanto pensi sia possibile per un non nerd la possibilità di fare staking per Ether 2.0? Ma assolutamente tranquilla, perché lo staking è una procedura veramente soft, nel senso tu anche se dovessi configurarti il tuo nodo, alla fine è molto user friendly, tu trovi tutte le tue guidine fatte bene, il massimo che devi fare è scrivere magari 2 o 3 righe di codice da dare in input al terminale piuttosto che al client che ti scarichi, però basta metterci un attimino la testa, anche se uno non è uno smanettone ce la fa senza problemi. Poi se vuoi darti a un pool, ovviamente la semplicità si eleva al cubo, neanche al quadrato. Collegato il mio Amazon Prime e mi posso abbonare al tuo canale, grandissimo, ti ringrazio un sacco, sei un treno, grazie. Conosci Young Token? Ti sembra promettente per un holding? Young Token no, però non so se è che cos'è quello di Young Platform, o forse no, non c'entro un tubo, non lo so, non voglio dire stupidaggini. Per sentito dire, cosa c'è qua sotto? Per sentito dire è un nome che qualcosa mi dice, però non so che cosa. Apriamolo noi della community, la pool. Ma sai che sia quello Young Platform? Ecco, allora devo approfondire, perché in realtà ci ero incappato dentro, ma non ho approfondito troppo. So che è un progetto italiano che ha raccolto fondi, ha fatto insomma il suo round di raccolta fondi che è andato bene, hanno costruito una piattaforma che funziona, però non conosco, non voglio addentrarmi troppo nei dettagli perché non conosco, però è sicuramente un progetto vivo e vegeto, quello di sicuro. Questa idea, Gabr, è ottima, nel senso anche a me piacerebbe aprire un pool con voi della community di staking di Ether 2.0, perché no? Voglio vedere se sarà possibile, se sarà fattibile una volta che usciranno insomma le direttive sul come si fa. Ecco. Cosa ci dici di IOTA per cortesia? Adesso lo guardiamo, però adesso è il momento di andare a vedere un po' di grafici, cosa ne dite? Perché altrimenti poi mi insultate, giustamente. Allora, stop alle domande per un attimo e poi ritorno subito da voi. Questo è il grafico settimanale. Ci eravamo lasciati praticamente nella stessa situazione. Non è cambiato molto, purtroppo. Cioè, purtroppo da un lato, per fortuna dall'altro, perché comunque è giusto che si carichino un po' le molle. Tra poco andiamo a vedere l'open interest a proposito di molle. Facciamo qualche considerazione anche su quello. Allora, la situazione è la seguente. Siamo compresi, schiacciati, tra la resistenza principale, che è questa qua, a 10.250, e sotto abbiamo il supporto dei 9.500. Quindi questa area al momento è quella nella quale gravitiamo, ok? Gravitiamo qui dentro con domanda ogni qualvolta andiamo a dippare dentro alla zona di supporto, cioè sotto, scusate, alla zona di supporto, e per adesso non abbiamo superato questo pool di liquidità che si trova nel dintorno di 10.000. Quindi i 10.000 sono il tetto sulla nostra testa, sul quale abbiamo cozzato per ora 3 volte, con offerta schiacciante al primo tentativo, offerta per niente schiacciante perché qua c'è una prevalenza di domanda al secondo tentativo, e adesso c'è stato addirittura un tentativo dell'offerta di andare a subissare tutto l'attacco a rialzo, però la domanda ha sorretto. Quindi abbiamo una situazione di uptrend sul breve, ok? Perché c'è questa leg up che sta tenendo botta, e non ci sono stati ancora dei sell off violenti. L'unico sell off violento è questo, quindi questa candelona settimanale che ha rallentato un po' la corsa. Infatti, se notate, qua avevamo un trend bello carico, cioè candele verdi su candele verdi, poi abbiamo avuto questa situazione qui, quindi questo shake out un attimino, e anche la settimana dopo ci sono ritestati anche i minimi di quest'altra candela, non siamo riusciti ad andare oltre, a fare un higher high, questa settimana per ora neanche, poi ovviamente è tutto da vedere cioè in base a come chiudiamo questa settimana stessa. Fatto sta che il setup in corso, la situazione in corso è quella di uptrend sul breve, chiaramente sul medio lungo periodo stiamo andando a sfidare l'apostrofo high precedente, che è questo a 10.200. importantissimo questo, perché una volta rotto questo è una conquista pazzesca. Io infatti mi aspetto qua sopra una turbolenza fuori di testa. Il motivo, ve l'ho già detto le ultime volte, ve lo ribadisco, è il fatto che questo livello di prezzo è stra mega importante. Cioè, pensate a quanti stop ci sono qua sopra, quanti hanno intenzione di entrare qua sopra, quindi quanta liquidità ci sarà.
Motivo per cui io, che ho ancora aperto il mio Edge Short e tra poco magari riprendiamo l'argomento, ho messo lo stop anch'io qua sopra. In realtà ci ho lasciato un po' di respiro, l'ho messo sopra i 10.500, però comunque si trova esattamente in questa liquidità. E se conosco il mercato e quanto mi vuole bene, sicuramente me lo va a prendere prima di dumpare. No, speriamo di no, anche perché ho messo uno stop a un alert, in realtà non uno stop effettivo, e poi vado a vedere come chiudono le candele sulle 4 ore. In primis voglio una conferma sulle 4 ore, e se vedo una candelona verde piena che chiude sopra i 10.500 sulle 4 ore, allora mi stoppo. Se vedo una shadow e poi l'offerta che viene a sopprimere, allora magari non chiudo la posizione. Ecco, questo è un po' lo scopo, il senso dello stop mentale, qualcuno lo chiama così. Il discorso è, ritornando alla nostra analisi, che qua sopra c'è una squintalata di liquidità. Perché chi ha shortato magari in questa posizione o in questa, insomma, durante tutta questa fase con ampio spettro, diciamo così, con ampio, con, in maniera da considerare questo time frame, questa struttura, lo stop lo avrà messo qui sopra. Lo stesso vale per chi considera questo high, ok? Quindi è un livello di prezzo molto molto importante, ci saranno molte coperture che saltano, tipo la mia, ok? Molti stanno shortando adesso, lo so perché lo vedo, leggo in giro sui vari social, su Twitter, anche così molti hanno un sentiment short, hanno aperto posizioni short, che poi è, insomma, una posizione estremamente rischiosa ma con un buon rischio rendimento aprire uno short adesso, e quindi molti si fanno tentare da quello. Adesso magari andiamo a vedere il time frame giornaliero e poi valutiamo cosa ha senso fare e cosa non ha senso fare, e magari anche nell'ottica di quello che ho fatto io, che ormai lo sapete perché non è cambiato molto. Allora, fondamentalmente sul giornaliero non c'è appunto nulla di nuovo rispetto all'ultima volta, ovvero continua la nostra situazione di range che vede come range low 8.550 questo e range high 10.000 facciamo. Come si opera nei range? Allora, avevamo fatto un video apposito sull'operatività nei range che trovate sul mio canale, però ve la riassumo in maniera molto semplice. Ok, l'operatività che mi piace di più è quella che prende come condizione iniziale ovviamente l'analisi della struttura high time frame, che come abbiamo visto è rialzista sul breve, quindi higher highs, higher lows, ed è esattamente questa. Quindi andare a cercare il long ha più senso che andare a cercare lo short, in particolare se voglio aprire una posizione trend follower. Quindi long trend follower, short attenzione contromovimento, quindi con i parametri di rischio ben impostati. Come ci si può comportare? Allora, il primo setup, nonché quello che mi piace di più, è quello del falso break, che ormai si manifesta in mille casi diversi. Un'occasione di falso break l'abbiamo avuta qua sotto forma di doppio failure swing, vedete che è uno di quelli che mi piacciono di più, il failure swing multiplo, e lo trovate anche in quella presentazione che è allegata al mio video sul trading in the range, e appunto una presentazione che composta da varie slide dove in breve sintetizzo proprio i vari setup. E questo è uno, quindi il failure swing multiplo, nonché falso break, ovvero rottura e poi subito riassorbimento della rottura, sono un ottimo setup per entrare ovviamente in maniera, per seguire il rientro nel range. Quindi non è tanto l'uscita dal range, il setup, ma il rientro nel range. Per me, soprattutto nei primi test del high e del low, in particolare dopo che abbiamo avuto candele di arresto come questa o come quella che abbiamo visto sul settimanale, che fanno pensare di più a una fase ranging più probabile di una fase trending, allora cosa diciamo? Diciamo, allora, probabilmente ci avviamo in una fase ranging laterale, quindi la direzionalità quantomeno per un po' dovrebbe venire a mancare. Cosa facciamo? Allora, la prima cosa da fare è individuare high e low e individuare i setup che si presentano lì, perché è nei primi test che ci sono le maggiori occasioni. Perché? Per quale motivo? Perché ovviamente se questo è il tempo,
e questo asse è la probabilità di rimanere nel range, la probabilità decresce con il tempo, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che più lateralizziamo e più diventa probabile poi terminare la fase laterale. Questo è una semplice dinamica di mercato, perché la lateralizzazione porta all'accumularsi di posizioni, l'accumularsi di posizioni porta all'aumento dell'open interest, il posizionamento di liquidità sui due lati del range, e quindi una volta che uno dei due lati viene forzato, magari c'è liquidità sufficiente per innescare un movimento, e poi coloro che hanno accumulato o distribuito, se l'intenzione è quella di scatenare un movimento ribassista, ci si buttano dentro a pesce e iniziano appunto a far partire il trend. Tanto più tra l'altro dura un range, tanto più duraturo e forte è il trend che ne consegue solitamente. Queste ovviamente sono osservazioni di massima che però spesso e volentieri si rivelano vere. Tra l'altro, se si vuole utilizzare qualche indicatore per andare a vedere quella che è la volatilità e la situazione della volatilità, a me piace molto il Bollinger Bands Width, ovvero BBW, ampiezza balle di Bollinger, e questo vedete che solitamente quando si abbassa molto, qua possiamo addirittura andare ad individuare dei valori standard tra virgolette, cioè delle aree, che ne so, si può andare a piazzare questo lì 0,14, 0,15, vedete che quando arriva sotto a questi livelli significa, cioè che cos'è questo? È l'ampiezza delle bande di Bollinger, quindi se voi andate a mettere le bande di Bollinger sovrapposte al grafico, quella che vedete qua sotto è l'ampiezza intesa come questa, ok? Ampiezza, tac, così. Questa è l'ampiezza delle bande di Bollinger, che cosa mi dice? Mi dice quella che è la varianza del prezzo negli ultimi 20 campioni, che il 20 è il parametro su cui vengono calcolate le bande di Bollinger, chiaramente. Più le bande di Bollinger si stringono e più rimangono strette per tempo, quindi l'ampiezza delle bande di Bollinger, più sono strette e per più tempo rimangono strette, e tanto più si carica la molla, ok? Questo è il ragionamento dell'analisi della volatilità. Questo come si traduce sull'ampiezza delle bande di Bollinger? Con un andamento discendente che poi tende ad appiattirsi e poi dopo esplode. Queste sono le fasi, la fase di compressione, di mantenimento della compressione, cioè compressione, mantenimento, cioè ulteriore compressione, e poi espansione. E questo non ci dice ovviamente in che direzione andrà il mercato, ma ci fa capire quello che è l'andamento della volatilità, che è un qualcosa di ciclico, ok? Quindi è la cosa più vicina al prevedibile che c'è sul mercato, la volatilità. Non si può prevedere la direzione del prezzo, ma si può con un certo senso, tra virgolette, dire che dopo che il prezzo rimane, dopo che la volatilità rimane così bassa per mesi, allora mi aspetto una fase espansiva. Questa è una cosa invece che ha senso. Questo è uno, cioè l'analisi della volatilità e il trading della volatilità è uno degli argomenti che vorrei affrontare di più quest'anno, nei prossimi mesi. Quindi vi ho già, come dire, introdotto un po' parlando di opzioni, tra poco parleremo dei token legati alla volatilità su FTX. Saranno argomenti che stuzzicheranno un po' magari i pro, spero interesseranno anche quelli che sono meno avvezzi al trading un po' più, come dire, quantitativo, nel senso di andare appunto a vedere questi numeri, queste cose, però io spero che siano appunto di aiuto per tutti. Sicuramente aggiunge qualcosa ed è qualcosa che vi può rimanere. Cercherò di essere il più chiaro possibile anche in questo. Sarà un argomento che tratteremo molto, perché davvero il trading sulla volatilità è, come dire, più coi di piedi per terra rispetto a quello sulle direzioni del prezzo, ci si integra soprattutto molto bene. In ogni caso, vedete, adesso siamo in una fase chiaramente di compressione, perché quello che succede è che il mercato lateralizza dopo la candela d'arresto, dopo lo stop, il freno, insomma, e pertanto le bande di Bollinger si sono ristrette. Questo è uno dei livelli di misurazione che ci possono essere. Quindi, non lo so, si può iniziare a osservare il mercato come si comporta. Tra l'altro anche i volumi solitamente seguono molto l'andamento della volatilità stessa, e quindi se vediamo che la situazione rimane in questo
questo modo per un po', potrebbe essere un ottimo momento per andare long volatility, quindi per andare a operare a favore della volatilità, cioè mi aspetto volatilità, ok? Questa è una delle possibilità. Sempre riguardo alla volatilità, al trading sulla volatilità, adesso tolgo un po' di cose di nuovo dai grafici, un'altra cosa che mi aiuta è l'open interest, perché l'open interest anch'esso mi dà un'indicazione del potenziale di volatilità, e adesso ci arriviamo. Allora vado a prenderlo da OKX, perché BitMEX ormai ha perso il suo primato, è questo, sì, il suo primato di massimi volumi scambiati, quindi andiamo a prenderlo da OKX, facciamo un grafichino di 4 ore e l'open interest, mamma mia, pochissimo storico, che peccato, l'open interest è aumentato e poi lateralizza, non c'è particolare movimento, 110 milioni, così poco, no? Allora forse è ancora meglio BitMEX, aspettate che me lo vado a riprendere, tac, vediamo, 5,60, beh sì, sembra proprio di sì. Allora, che cos'è successo all'open interest su BitMEX? Vediamolo. Allora, il mega drop qua durante il dump, quindi noi partiamo da qui, e da allora è sempre stato in crescita, vedete? Poi volendo possiamo andare su SKU a vedere il cumulativo di open interest su tutti gli exchange, che adesso mi paralizzerà il computer, preparatevi perché è pesantissimo. Aggregated open interest, e vedete che è in costante crescita, ok, nell'ultimo mese. Quindi questo cosa mi dice? Con un picco tra l'altro il 9 di maggio, ecco quello che avevamo osservato anche l'ultima volta, perché adesso chiudo questa pagina per non friggermi il computer, perché il 9 di maggio era accaduto questo, ok, il 9 di maggio c'è stata questa candela qua che ha preceduto il dump, quindi ovviamente c'è il picco e poi il dump ha spazzato via un po' di open interest, è quello che sul settimanale ha causato la candela di arresto, ok? Come si relazionano l'open interest, lo studio della volatilità che abbiamo visto prima? Allora rimettiamo le bande di Bollinger, la BBW qua che ci aiuta, e cerchiamo di fare il punto della situazione. Allora, in una situazione dove la volatilità decresce, l'open interest, mettiamolo qua sopra, aumenta, cosa succede? È più potenzialmente volatile questa situazione o una situazione dove la volatilità decresce e l'open interest decresce? La risposta ovviamente è questa. Bello, questa. Perché? Perché l'open interest che cresce significa, ritornando alla tra virgolette metafora, cioè non è una metafora, anzi è quanto di più reale esista, ritornando al discorso di prima della volatilità, della liquidità che si trova qua sopra, una crescita dell'open interest significa una crescita della quantità di stop che ci sono sopra e sotto al prezzo, ok? Non so esattamente dove, però ci posso arrivare. Cioè, secondo voi, guardando questa situazione, dove sono gli stop? Cioè, non ci vuole, dai, un genio per immaginare dove sono quantomeno la maggioranza degli stop. La maggioranza degli stop si troveranno qua sopra oppure qua sotto. Qua, ok? Questi due io li definisco pool di liquidità. Da qua nasce il termine pool di liquidità. Perché mi aspetto che se andiamo a rompere, in particolare io di solito prendo la shadow più alta che finora abbiamo toccato. Ok? Questo è l'inizio del pool di liquidità. Se andiamo su e inneschiamo, tac, il pool di liquidità, cosa succede? Che l'open interest droppa perché scattano gli stop. Cominciano a scattare gli stop delle posizioni short che diventano market buy, il prezzo sale, l'open interest drop. Quello è il primo segno che questo pump è causato dalle posizioni che si chiudono, non che si aprono. E quindi attenzione, triangolo giallo enorme, rischio di falso break, attenzione, mi raccomando. E qual è la differenza tra un falso break e un vero break, per continuare il discorso? Se dopodiché rimaniamo sopra al livello rotto, quindi ci rimaniamo lateralizzando o continuando a salire, e l'open interest riprende a salire, significa che si stanno aprendo posizioni sopra quel prezzo lì, quindi ci sono dei trader che stanno longando o acquistando lì sopra, e questo è un segnale di maturazione del prezzo, quindi significa
significa che quel prezzo lì è più accettato. Mentre se il pump è corrisposto da un open interest che droppa e basta, significa che il grosso, poi si può volendo anche fare un calcolo, banalmente prendendo il volume di una candela e sottraendo la differenza tra l'open interest iniziale e l'open interest finale, si può avere una stima di quanto volume è generato dalle liquidazioni e dagli stop. Ovviamente non è una stima esatta, perché in quel drop dell'open interest c'è dentro anche qualche apertura di posizione, però il netto è a favore della chiusura, ok? Quindi sono state chiuse più posizioni di quante ne sono state aperte, e questo è fondamentale da mettersi in testa e da capire, perché non è ancora sicuro come break, ok? E quindi occhio ad operare in quella maniera lì. E cos'altro vi volevo dire? Ma che semplicemente andando a individuare appunto i due punti dove si va a formare il pool di liquidità, io posso andare a operare di conseguenza, nel senso andare a vedere quando innanzitutto andare a immaginare dove si innesca la turbolenza. Quando si innesca la turbolenza, io di solito quello che faccio è mettere un bel alert o di volumi, quindi quando i volumi superano la loro media, magari nelle loro 10 ore precedenti e qualcosa del genere, e nel mentre viene superato uno dei due livelli di soglia, che vuol dire stiamo entrando nel pool di liquidità. È importantissimo vedere cosa succede lì, perché se si vede un assorbimento poi e quindi una chiusura della candela all'interno poi di nuovo del supporto della resistenza rotti, falso break, bellissimo setup. E al contrario, se viene vinto, quindi se ad esempio qua chiudevamo qua sotto la candela con una candela rossa piena senza shadow che chiude sotto il supporto, significa che l'offerta ha spinto molto più della domanda, e questo è un segnale invece di potenziale break effettivo. Bisogna stare molto attenti ai breakout trades, perché sono un'arma a doppio taglio. Il motivo è proprio questo, cioè statisticamente sono molti di più i break che finiscono in falsi break piuttosto che quelli che sono effettivamente reali. Si può tenere in conto come, diciamo così, probability enhancer, ovvero incrementatore di probabilità, il fatto che ci troviamo in range da più tempo, più dura il range più è probabile che lo rompiamo, e quanto siamo in basso con la volatilità, cioè se le bande di Bollinger sono strettissime, sono rimaste strette per un mese, allora è altamente probabile che andiamo che non manca molto, diciamo così, alla tempesta. Per questo ho intitolato il video La quiete prima della tempesta. Adesso siamo in fase di quiete, c'è da vedere quanto durerà, però per chi magari vuol fare un compounding di una posizione long volatility, magari un po' alla volta si vanno a acquistare opzioni, si vanno a fare cose, insomma ci sono tanti tanti metodi. Questo che vedete qua sotto invece è la pendenza della media mobile, che è un altro indicatore carino che ultimamente utilizzo, e stavo pensando di provare ad automatizzare un qualcosa che banalmente va a vedere gli high e i low della slope stessa, della pendenza stessa, e oppure le trend line, quindi quando una trend line viene violata, come dire, chiudere la posizione e riaprirla quando viene fatto un higher high, quindi una sorta di break sulla pendenza di questa media mobile. E per il momento, insomma, siamo comunque lungo trend, nonostante, vedete, abbiamo fatto qua un lower high, quindi è in consolidamento anche la pendenza stessa. È come se fosse, è molto simile al grafico del prezzo, però è filtrato, è ammorbidito un po', in certi casi dà dei risultati eccellenti. Lo sto approfondendo molto, tra l'altro sarà oggetto della strategia che vi proporrò a breve nel prossimo video sul trading automatico, visto che in molti hanno spinto sul trading automatico, sono stati interessati, ho deciso di spingere anch'io su quell'argomento, lo approfondiremo veramente tanto, preparatevi, perché voglio darvi contenuti di qualità anche su quello, e ho visto che è trattato poco, soprattutto in italiano, e quindi aspettatevi molto, e adesso ci sto lavorando su, quindi sono in fase di costruzione contenuto, però aspettatevi davvero molto. Questa quindi è la situazione su Bitcoin. Adesso vi motivo il mio short, per chi non mi avesse seguito le ultime volte, in pochissime parole. Io sono spot long e ho incrementato la mia posizione spot intorno ai 4000 durante il dump, per un errore che ho fatto di aver tenuto aperto lo short di copertura precedente troppo poco, e fondamentalmente qua, da qua in poi, io sono rimasto scoperto. Errore gravissimo che mi ha costretto a fare una rivalutazione e a
a entrare spot, quindi a dislocare una parte, sempre per motivi di ribilanciamento di portafoglio, del capitale che avevo cash e riportarlo dentro a Bitcoin per ritornare nelle mie giuste proporzioni, visto il dump pazzesco che c'era stato. Sono riuscito, fortunatamente, visto il momento di panico, ho detto è meglio farlo oggi che domani, di sicuro, vista la candela rossa del 50% in un giorno. Ho ribilanciato il mio portafoglio rientrando in BTC e poi, per fortuna, perché non lo potevo sapere al tempo, però è andata bene. La cosa che mi preme ovviamente è far sì che questa mossa non sia vana, quindi non che sia un acquisto così alla cieca e speriamo che salga, no, bisogna proteggerlo questo entry, così come la mia posizione spot. Se uno ha una bella posizione spot, se uno possiede dei bitcoin, deve preoccuparsi del prezzo, non solo holdarli lì e sperare che salgano. Quindi questo edge short che l'ho aperto insomma in seguito in realtà a questo dump, ma aspettavo la possibilità di retest e continuazione ribassista, e in questa ottica, nell'ottica di proteggermi da un'eventuale continuazione ribassista, adesso non di questa profondità magari, ma in ogni caso un breakdown dal range, ok? Quindi questo è il motivo, è all'incirca alla metà del range, così il prezzo medio di carico non è neanche schifosissimo, e nell'ipotesi ovviamente in cui il prezzo continui a salire, stop loss, avrò perso una parte, però è da vedere come una perdita non speculativa, perché non è una posizione speculativa, è una copertura, quindi si può vedere nella maniera speculare, ovvero come se fosse un take profit. Immaginatevi che io abbia venduto qua una piccola parte. Che differenza c'è tra vendere e fare una copertura short? Fondamentalmente nessuna dal punto di vista operativo. L'unica cosa è che è gestibile in maniera più facile, perché sugli exchange io utilizzo il mio collaterale Bitcoin, metto il mio collaterale dedicato alla copertura, apro la posizione short, definisco lo stop loss, ho la mia posizione aperta e non è che devo vendere, ricomprare, tipo uscire in euro, in tether, robe del genere. È molto, molto più smart e più semplice, per non parlare delle fees, che poi sono molto più basse. Quindi questo è il motivo per cui scelgo la copertura rispetto al vendere e ricomprare. È anche come fluidità mentale, mi dà più mi sembra più chiara a me, poi io ragiono tutto a modo mio, quindi non imitatemi. La seconda operatività invece, che si sposava bene con questo andamento e di cui abbiamo parlato fin dall'alba dei tempi, è quella chiaramente accumulativa. C'è un sacco di gente che dice ma io ho aspettato, ha continuato a salire eccetera eccetera, ma però ho perso il treno, bla bla bla, che sono cose che hanno poco senso. Ma ecco, questi sono i momenti in cui iniziare a pianificare un eventuale accumulo, perché in caso in cui dovessimo rompere a ribasso questo range, ci sono un po' di supporti sui quali si può andare a posizionare i propri long di accumulo. Avevamo visto il primo, che era 8750, poi c'è la zona 8000 come secondo, poi abbiamo 7600, 6009 e poi, ahimè, abbiamo, che avevamo detto, che quest'area 6009, 7600 è un po' il limite, nel senso che se la perdiamo il bias bullish è a rischio e quindi basta andare ad accumulare, anzi preferirei forse uscire e stare a guardare. Chiaramente poi tutto questo discorso di dove entrare e dove uscire dipende dalla propria propensione al rischio e dall'ottica in cui lo si fa, perché uno mi può dire io voglio soltanto prendere posizioni speculative molto forti, allora utilizzo ogni supporto e entro long sul supporto e metto lo stop loss sotto il supporto sottostante. Quindi questo è il primo, long qui e stop qui, perché questo è il supporto sottostante. Il secondo, al contrario, potrebbe essere long qui e stop qui sotto, perché vabbè, questi due sono praticamente appiccicati, quindi potrei dire long in quest'area, stop qui sotto, ok? E poi in realtà basta, perché qua abbiamo perso il bias bullish e quindi perde di senso avere una posizione long. Cioè non è più la caccia al long, ma rischia di diventare anzi la caccia allo short. I peggio accumulatori, permabull, moonboy eccetera eccetera, possono addirittura utilizzare tutti questi bei supporti e poi mettere lo stop loss sotto i minimi, del tipo io vendo solo se facciamo un lower low. Ok, de gustibus, poi la scelta è propria. Voglio ritornare adesso a voi a rispondere ad un po' di domande, quindi di nuovo via con le domande. Mi sono segnato tra l'altro l'analisi di Band, poi cos'è che volevate farmi analizzare, non lo so, non mi ricordo più, riditemelo adesso. Allora, un paio di domande importanti. È da un po' che uso Brave, ottima scelta,
Domanda 1. I guadagni che fai in BAT sono solo dalle pubblicità che ti escono ogni tanto imposte da loro oppure anche dalle pubblicità che ti guardi in giro per il web? Soltanto dalle loro pubblicità, attenzione, le pubblicità di Brave sono quelle notifichine, quei pop-upini che ti compaiono in alto a destra e sono quelle che ti fanno guadagnare i BAT. Se tu guardi i banner di Google AdSense o simili, non guadagni i BAT, non c'entra nulla. Seconda domanda, secondo te semplificheranno il ritiro e conversione di BAT dagli exchange? Assolutamente sì. Io non voglio scaricare Uphold, cioè sicuramente sì, perché sapevo che era un work in progress. Effettivamente Uphold ti fa fare il KYC e tutto, può essere scomodo. Terza e ultima domanda, ogni mese devo per forza ritirare i BAT se no mi vengono cancellati? No, non per forza, ti rimangono lì. Ecco, l'unica cosa, attenzione, che te li potrebbe distribuire automaticamente ai siti che visiti. C'è un'impostazione che ti permette di attivare o no il dare, come dire, in automatico, il fare la donazione automatica. I guadagni dei BAT sono, esatto, mi sembra che puoi solo usare Uphold per prenderli, per adesso sì, però io so che nei piani futuri c'è di semplificare molto la cosa. Sai come sincronizzare il wallet con i due dispositivi? Cioè, dovrebbe essere Brave Sync, però non so se ti sincronizza anche il wallet, sai che non lo so questo. La criptovaluta di Telegram, Gram, dopo diversi ostacoli da parte della SEC, ha deciso di rinunciarci. Quanta tristezza vedere che lo Stato americano possa decidere di stroncare la nascita di un nuovo progetto in tutto il mondo. Che ne pensi? Guarda, io non sono mai stato un grande fan di questo Gram, perché era lì che andava avanti da anni, se ne parlava, si diceva, poi non c'era mai niente di fatto. Io a un certo punto ho smesso di seguirlo perché ho detto, boh, sto progetto qua non si farà mai, e infatti poi è andata così. In effetti, cioè, bisogna capire da un lato quanto un progetto effettivamente abbia senso e dall'altro poi quanto vada, come dire, a sfidare tra virgolette la SEC, che sfidarla non vuol dire semplicemente esistere, perché ci sono tante cripto che sono compliant con la SEC. Però ovviamente, se si vuole, nella situazione in cui siamo adesso, se si vuole erogare un nuovo token, se si vuole creare una nuova coin, un nuovo progetto, bisogna farsi certificare e passare questi test, appunto, anche della SEC. Bisogna essere SEC compliant ed è meglio così, è giusto che sia così. Non è che ognuno può, se no le truffe, le scam poi si moltiplicano. Quindi io sono sicuro che la SEC, per quanto severa, poi non è che sei obbligato a fare le cose in America, perché ci sono progetti extra America che non devono poi sottostare alla SEC, però è giusto che ci siano almeno un po' di regolamentazioni, perché altrimenti ritorniamo con BitConnect e simili. Celsius, Nexus e BlockFi hanno tutte e tre la stessa copertura assicurativa? Dunque, in verità non mi pare, mi pare che BlockFi ce l'abbia sensibilmente più, anzi non sensibilmente, il doppio più alta, e Celsius recentemente l'ha alzata perché ha cambiato provider, e Nexo ha i classici 100 milioni di BitGo, quindi no. La classifica è, la minore è Nexo, Celsius a metà e BlockFi in cima, con 200 milioni. A me sono spariti i pop-up di BAT, ma anche a me da un po' che non me ne arrivano, sai, nonostante ne abbia messi parecchi. Ogni tanto mi arrivava eToro che mi spammava a destra e a sinistra, ma ultimamente non più. Ciao Luca, hai mai sentito parlare del browser CryptoTab? Che ne pensi? Sì, ne ho sentito parlare, e lascia pur perdere, perché cos'è quel browser che ti mina le coin? È una ciofecata, non ti dà niente, è una roba basata sui referral, perché chi te lo spamma ti butta giù il referral e ci guadagna lui e tu non ci guadagni niente. Per me è no. Sento sempre più spesso giudizi negativi su BitMEX, effettivamente anch'io ultimamente, c'hai ragione, che io uso per i futures, idem, aspettando che OKX caghi noi italiani, magari succedesse. Su quali piattaforme mi consigli eventualmente di migrare? Uso Binance per operatività normale. Guarda, su Binance c'è Binance Futures, che purtroppo c'ha come unico difetto la collateralizzazione in Tether. A me piace molto la collateralizzazione in BTC e utilizzo Bybit, che è una piattaforma che utilizzo ormai da non mi ricordo quanto tempo, ma tanto. Ho iniziato
utilizzandola per Ether, perché puoi collateralizzare in Ether i tuoi long e short su Ether, e io da bravo accumulatore di Ether la utilizzavo per le coperture, poi ho iniziato a utilizzarla sempre di più perché è molto molto più user friendly di BitMEX, mi trovo molto bene, quindi mi sento di consigliartela. Di altre, sì, Binance Futures è ovviamente eccellente, però ahimè c'è quel limite lì e magari anche gli ordini un pelino meno avanzati dei competitor, non lo so, continuo a preferire BitMEX e Bybit. In realtà oggi tra l'altro è andato offline, come vedo che qualcuno scrive anche, che però non, attenzione, non facciamoci prendere dal panico, è andato offline, è stata una manutenzione, non è che vuole scappare con i nostri soldi in tasca probabilmente, però attenzione, nel senso che ultimamente si è preso un po' di denuncia, un po' di cose, quindi inizia ad avere un po' gli occhi puntati addosso. Non mi stupirei se comparisse il KYC obbligatorio di punto in bianco. Ecco. Farai una video recensione di Bitrue? Che cos'è? Non conosco, non conosco proprio. Hai mai sentito parlare del browser CryptoTab? L'ho già letta. Su Ledger Nano S, che differenza c'è tra Bitcoin Segwit e Native Segwit? Ecco, vedo che ha già risposto Simone sotto. Native Segwit più nuovo, più veloce, più efficiente, aggiungo io, però a volte non compatibile con alcuni exchange obsoleti, però ora penso che l'abbiano ormai implementato tutti, ecco, credo. Ciao, sono Giovanni, sono passato solo per darti un saluto. Ti ringrazio, un saluto anche a te, ci sentiamo presto, soprattutto. Quanto credi nel progetto Ether da 1 a 100? 95, dai, facciamo, ci credo veramente tanto. Ma come si guadagnano le shitcoin? Si possono ottenere dei punti canale? Allora, le shitcoin si guadagnano, innanzitutto tu le hai già guadagnata qualcuna facendo la subscription e inoltre le guadagni semplicemente guardando per tempo il live, basta. Quello è il guadagno, è così che guadagni le shitcoin. Se scrivi punto esclamativo point nella chat ti dice quante ne hai, quindi puoi vedere quante ne hai per l'appunto e avere un'idea, ecco. E per guadagnarle, oltre che guardare per tempo il mio stream, anche commentando, quindi partecipando, gli utenti attivi guadagnano il doppio delle shitcoin, quindi tutti a commentare. Oh no, ho buttato su tutta la chat. No, eccomi. Dando proprio i numeri, secondo te la linea, in linea di massima, quale sarà il prossimo all time high? Ovviamente se dovesse esserci, non è una domanda che richiede particolare serietà. Sono curioso di sapere il tuo fiuto in merito. Poco importa indovinare o meno. Guarda, fermo restando che non ho minimamente fiuto, anzi, quando faccio una previsione spesso si rivela sbagliata. Tuttavia, ti dico, se, cioè faccio un'altra cosa molto da Moon Boy, se dovessimo andare a bucare questo livello di resistenza, che ve l'ho detto, è una resistenza fortissima perché è relativa a uno storico lungo, poi avremmo quest'altro high subito dopo, quest'altro e poi quest'altro. Ok? E capite che sono tutti molto vicini, sono tutti molto pieni di liquidità e se la domanda si fa sentire non ci mette molto a bucarli. Una volta bucato questo top, ecco che mi immagino già la FOMO che si scatena e avvicinarsi all'all time high, altra FOMO, ok? Quindi insomma, non sarebbe difficile entrare in una fase molto bullish, però non voglio fare il Moon Boy, quindi non dico assolutamente nulla. Se dovessi sparare una cifra, guarda, io mi. Però quello che dico è una stupidaggine in qualsiasi caso, quindi non aspettatevelo. Però per fine anno, secondo me, sopra i 12.000 ci si potrebbe arrivare tranquillamente. Se continua con questa carica, non prendetela come una previsione e non provate a allungare adesso e dicendomi poi: ma tu ci avevi detto che arrivava a 12.000. Non è assolutamente così, mi raccomando, fate i bravi. Allora, dove siamo rimasti? Qua. Ecco, una domanda. Una piccola posizione in Dragon Chain che mi è rimasta aperta dal 2018. Ti chiami Bagholder, quindi. Ho notato che da un paio di settimane è iniziato a salire. Mi sono informato un attimo e sembra che abbiano attivato una collaborazione per tracciare gli immuni al Covid con un'azienda sanitaria USA.
Cosa ne pensi? Non lo so, mi sembra l'ennesima trovata speculativa di marketing o robe simili, non lo so. Io fossi in te non mi ancorerei troppo ai fondamentali, insomma, forse sono meglio le mie shitcoin di Dragon Chain, non lo so. Non mi ispira granché, dai, vedi tu poi, nel senso fai le tue ricerche. Io sulle altcoin, in particolare quelle poco capitalizzate, ho smesso di prendere la logica hold, la logica buon progetto, eccetera, eccetera, perché c'è troppo marketing, pochi fatti e soprattutto la difficoltà di prezzare le coin stesse. Ecco, ci sono app per minare qualche shitcoin? App addirittura, guarda, se una coin è minabile col cellulare è una shitcoin per definizione, quindi lascia pur perdere. No, il mining è una cosa seria, cioè chi te lo propone come una cavolata così lascia stare, perché è una shitcoin per davvero. Cosa ne pensi di YouHodler? Bella domanda anche questa, gran bella domanda. È interessante, non offre le stesse garanzie e le stesse persone dietro rispetto a quelli più istituzionali, come possono essere Nexo, BlockFi e Celsius, però offre dei tassi un po' più alti. Ne parleremo, non sei il primo che me lo chiede, ne parleremo in maniera razionale, vi spiegherò i pro e i contro, ok? Oggi BitMEX è andato offline per un po' di tempo, ok, già letta, iniziamo con il declino di BitMEX, speriamo di no perché altrimenti sai che panico. Il mio account Twitch ha un'email diversa di quella di Amazon Prime, è possibile collegarlo? Devo fare un mini tutorial su questo, later. Dunque andiamo avanti, grande per le shitcoin. Tra l'altro dal PC è possibile vedere le proprie shitcoin senza spammare con il bot, bisogna andare sopra la faccina e cliccare l'icona che compare. Guarda, non lo sapevo, ho scoperto una nuova cosa anch'io. Che ne dici di Augur? Conosci il progetto RapBTC, come lo vedi? Allora, il progetto mi pare che sia un prediction market, quindi una sorta di, come dire, tu devi creare delle predizioni e se le becchi guadagni quella coin lì, mi pareva che fosse una cosa di questo tipo, RapBTC. Andiamola a vedere com'è il grafico. Allora, il grafico non è proprio dei migliori, dai, da un trend mega forte, da un trend direzionalità ribassista, poi qui abbiamo bottom, un higher low di nuovo, higher high e poi lateralizzazione, quindi siamo dentro a un gigantesco range, non c'è molto da dire. Ecco, si può fare un po' di operatività, giocare all'interno di questo range e magari andare su time frames più bassi per andare a prendere i movimenti al suo interno, però sinceramente è una coin sulla quale io non andrei ad operare, se devo essere proprio sincero. Non mi dice assolutamente nulla, insomma. Ma se scrivo points mi dà un totale diverso da quello che... Sì, devi... quello giusto è quello scrivendo points, perché il riquadro non si aggiorna bene. BTrue è come BlockFi, ma su interest, con il market cap indica interessi più... Ah, BTrue, ok, sì, è un'altra piattaforma di rendita passiva, quindi non la conosco, la devo approfondire, ti dico la verità. Quello che so è che le voglio far passare tutte, quindi la... come si dice, la andremo a vedere anche lei, sicuramente. Domanda banale, utilizzi un hard wallet? Secondo te il migliore è veramente il Ledger Nano X? Ne consigli altri? Guarda, ti dico la verità, io sono un po' fanatico, diciamo così, cioè della sicurezza, dello stare attento, e quindi ne ho più di uno di hardware wallet di diverse marche. Ho ad esempio qua, c'è un Trezor qui, non so se si vede, eccolo, poi ho un Ledger qui, devo anche ricordarmi dove ce li ho, poi ce ne ho qualcun altro da qualche altra parte, e praticamente cioè divido le mie somme sui diversi hardware wallet, poi divento matto, furioso a gestire tutti i seed, però perlomeno vado a diversificare un po' il rischio anche lì. A dire la verità, guarda, io credo che tutti, cioè di impenetrabile al 1000% probabilmente non ce n'è nessuno, perché ho visto che c'è la possibilità di fare degli exploit un po' su tutti. Quindi c'è da stare attenti quando li si utilizza, da cercare di conservarli, non farseli fregare, non perdere il seed, e per quanto riguarda la sicurezza relativa mi pare di aver captato che il Trezor è un pelino meno sicuro del Ledger, che a sua volta è un pelino meno sicuro di un altro di cui non mi ricordo il nome. Fatto sta che insomma io dormo sonni abbastanza tranquilli anche con Ledger e il Trezor, perché mi trovo bene
bene, comunque li conservo in un luogo sicuro, non adesso chiaramente, ma di solito sì, gli altri sono in un luogo sicuro e cerco di non farmeli fregare, insomma. Poi ovviamente hanno la loro connettività, hanno i loro punti deboli, come tutti i dispositivi elettronici, però a meno che non ci metti sopra dei milioni, ecco, io dormirei appunto sonni tranquilli, perché la maggioranza delle persone non sanno manco cosa sono. Penso che se mi venisse un ladro in casa mi ruberebbe, boh, non lo so, qualcosa c'è qua di valore, il computer, il telefono forse, ma poi vede sto coso e dice, figlio, una chiavetta USB te la puoi tenere, e me la lascia qua probabilmente, e basta, ecco. Allora, andiamo avanti, dove eravamo rimasti? Qua mi perdo ogni volta. Non era 288k il target ultimo? Long senza domani, sempre long, è il hashtag sempre long. No, no, in realtà il target ultimo è più infinito, tra l'altro, scusa, guarda, cioè, incredibile come sia facile andare a pianificare una posizione long, cioè, fai così, guarda, grafico mensile. Ovviamente sto scherzando, per chi mi sta guardando e si aspetta qualcosa di serio. A parte che è bello il grafico mensile, magari lo commentiamo più avanti, però, cioè, guardate che posizione long che si può fare. Entry, stop loss a meno 1 e ovviamente il take profit è moon. Ma rischio rendimento assolutamente favorevole. Basta, chiudiamo la parentesi. Sicuramente vi ho fatto molto ridere, direte, manco col solletico, e ritorniamo alle vostre domande. Allora, dov'è? C'è chi propone il mining con un token, sì, se ne vedono di tutti i colori. Che ne pensi di PoolX? Mi trovi impreparato anche qua, mannaggia, io ultimamente mi sto facendo trovare impreparato un po' troppe volte. Dimmi che cos'è. Figo il video gaming, sei un grande bella alternativa. Guarda, ti dico, l'ho visto, mi è capitato di... ci sono incappato in quel progetto lì, ho voluto approfondire, all'inizio ho detto che è una cagata incredibile sta cosa qui, poi in realtà andando a vedere ho detto, ma... perché no? E mi ha affascinato. Poi io, da bravo nerd, queste cose qua mi intrippano parecchio. Vale la pena passare OKX solo per il trailing stop? Non ci dedico abbastanza tempo per seguirli in manuale. Sì, è ottimo OKX. L'unico contro, ahimè, è le limitazioni che ha sui clienti italiani. Mannaggia, oh, se ci desse la possibilità di fare trading sui perpetual lì sopra, io credo che userei soltanto OKX e mollerei tutto il resto, perché tra l'altro ha delle fees bassissime, 0,05% taker order, pazzesco. E tra l'altro mi hanno ingabolato e parteciperò a sto punto a un trading contest su OKX, quindi farò una squadra anche lì, se qualcuno vorrà partecipare la prossima settimana proverò a tirarvi in mezzo, e in quella la faccio perché voglio testare la strategia, insomma, che vi dirò poi nel prossimo video sul trading automatico. Allora, Band, hai ragione, andiamo a vedere Band, che se no mi dimentico, ho una memoria a breve termine che mi inizia a preoccupare, e dire che ho solo 30 anni, immaginatevi cosa succederà più avanti. Allora, Band Protocol, bellissimo, bellissima la situazione, higher highs, higher lows, su time frame settimanale e non solo. Attenzione, perché al momento siamo in una fase compressiva con un supporto che per adesso è questo, il primo supporto, però vedete che il volume è in calo, quindi è una fase palesemente di storno lateralizzazione per adesso. C'è da vedere se buchiamo questo supporto e allora lo storno si protrae probabilmente e andiamo sui supporti successivi, che sono questo e questo clusterino. Qua c'è un clusterino intermedio. Ho abbandonato l'idea di tirare le righe precise perché tanto, insomma, abbiamo capito che... cioè, so che mi capite quando faccio questi disegnacci. E comunque vale una regola molto simile a quella che vale per Bitcoin, ovvero approccio di due tipi, speculativo, accumulativo. Speculativo prevede il vedere e il reagire alla price action riguardo ai principali livelli chiave. Esempio, andiamo a fare un falso break da qui e ritorniamo dentro, uguale operatività long, molto interessante. Breakdown invece, operatività short con target il supporto successivo e stop loss qua sopra.
e così via, insomma, questo è un primo tipo di operatività. Quindi zona per zona vado a seguire quello che la price action mi dice. Operatività accumulativa, dico, ho un bias bullish perché comunque è in uptrend, higher highs, higher lows, eccetera eccetera eccetera. Cosa faccio? Sta stornando, benissimo, vado ad accumulare e quindi accumulo sui vari supporti, che posso tracciare anche questo ad esempio. Accumulo 1, accumulo 2, accumulo 3, accumulo 4. Dov'è che liquido? Liquido se si invalida il bias, ovvero se vado a fare un lower low in questo caso, ok? Per l'operatività speculativa, e qui torniamo al discorso altcoins che mi avete chiesto all'inizio, io tengo fortemente in considerazione anche il grafico della Bitcoin Dominance. Che cosa mi dice? Allora, cancelliamo la sporcizia dal grafico e andiamolo a vedere. La Bitcoin Dominance mi dice quello che fa, cioè fondamentalmente lo share di mercato del mercato cripto occupato da Bitcoin. Più è alto, più Bitcoin domina appunto le altcoins. Quindi Bitcoin, una dominance di Bitcoin in aumento, come in questo caso, significa che le altcoins sono in perdita contro BTC, ok? Banalmente, è una sorta di indice, vediamolo in questo modo. Quindi, fin tanto che sussista una condizione di uptrend, io tocco il meno possibile le altcoins. E come definisco l'uptrend? Allora, io lo definisco con queste tre medie mobili. 9, 30, 100, ne abbiamo già parlato. In particolare, se il prezzo è sopra la EMA 30, non tocco altcoins, speculativamente. Se il prezzo tocca la EMA 30 e ci scende sotto, vedete, ho già fatto anche la proiezione futura adesso, ma il colmo se la rispetta, l'avevo fatta mi pare venerdì scorso, prezzo sotto la EMA 30, prima possibilità di esposizione. Quindi fin tanto che il prezzo permane sotto la EMA 30, io mi espongo un circa 1-2%. Quando la EMA 9 incrocia a ribasso la EMA 30, aggiungo un'altra massima esposizione dell'1-2%, e così via quando il prezzo scende sotto la EMA 100 e la EMA 30 incrocia la EMA 100, ok? Ogni step di questi mi dice: ti puoi esporre, è una regola che mi sono autoimposto io, ti puoi esporre un 1-2% in più sulle alt, fino ad arrivare a un limite che non supera mai il 10%, neanche nel massimo downtrend. Perché? Perché a memoria del passato, che ho fatto errori gravi riguardanti le altcoin, non voglio ripeterli, ok? Quindi per adesso io non tocco speculativamente altcoins. Eccezione ovviamente per quelle accumulative barra investimento, come possono essere BNB o FTT per me, o Ethereum chiaramente, per dirne un paio. Ok, scusate se vi ho assordato, ho dato un colpo al microfono. Benissimo, andiamo avanti. Allora, quello è solo il risultato del modello stock to flow. Per arrivare nell'ordine di 200-300k se t'hanno pure preso sul serio, vedi? Al momento è difficile credere che ciò possa avvenire entro il 2022. Guarda, del modello stock to flow sapete quello che ne penso già, nel senso che penso che sia abbastanza, cioè un eccesso di entusiasmo, diciamo. È un bel modello che spiega il passato, è interessante, è uno studio interessante, però attenzione, non va proiettato sul futuro. È un modello che non è fatto per proiettarlo sul futuro. Mio parerissimo personale, mio personalissimo parere. Ho due domande. No, cosa c'è? Ok, hai preso nota di dove sono i tuoi wallet, stanotte passo da te. Sì, ma qua ci sono sugli spiccioli, caro mio, sono quelli con dentro meno roba, quelli che ho qua per collegarli agli exchange e fare le mie speculazioni. Che te credi? Quelli grossi sono in cassaforte e non sai dov'è la cassaforte, soprattutto. Non è neanche in casa mia. Allora, ho due domande. Un hardware wallet, secondo te, a che cifre vale la pena comprarlo? Cosa ne pensi dell'uscita della mainnet su Band? Allora, guarda, riguardo all'hardware wallet è sempre dipendente da quello che hai, cioè se tu hai 100 euro, 200 euro, ti direi non vale nemmeno la pena di comprare un hardware wallet. Ci sono dei wallet custodial, cioè dove tu detieni le tue chiavi private, tutto quanto, offline magari, eccetera, su smart, cioè offline mica tanto, perché comunque sono su smartphone o PC, però stiamo parlando di poche centinaia di euro. Ovviamente se detieni, hai una cassaforte, collezioniamo info, non sai dov'è però, è introvabile. E cosa volevo dire? Che ovviamente se la cifra aumenta deve aumentare anche il numero di precauzioni, questo è importante perché
chiaramente bisogna essere più attenti a quello che si fa. PoolX ha varie cose, non una, è una cosa legata a KuCoin, offre staking, lending, altre cose. Sto facendo dei test con poco capitale. Ah, interessante. Tra l'altro KuCoin è un exchange di tutto rispetto, quindi potrebbe... interessante, interessante. La massa userà custodial wallet, esatto. Custodial wallet alla fine sono un buon... cioè custodial dove tu hai le chiavi, cioè sei tu il custodial delle chiavi private. Cioè in realtà custodial spesso si intende che i terzi hanno le chiavi private. No, devi averle tu, l'importante è quello. Altrimenti è come detenerle su exchange. Grande criptorivista, un saluto e al prossimo live insieme. Luca, ma una carta di debito stile Eidu Card, Wirex e simili che funziona in Svizzera? Ne hai sentito parlare? Questi sono proprio sfigati. Caspita, non Eidu Card non funziona in Svizzera, che è un'azienda svizzera? Non lo so. Bella domanda. Pensavo che anche Wirex ci fosse, Coinbase Card magari. Non lo so, non te lo so dire. Metodo più conveniente Legacy Fees per entrare con Fiat? Ma guarda, io al momento sto usando The Rock Trading per gli scambi Fiat Crypto, quei pochi che faccio, che non le faccio da non so quanto, con le fees allo 0,2%. Se mi chiedi se c'è di meglio oppure no, probabilmente sì, qualcuno mi parlava di crypto.com, però io ti dico la verità, io voglio sostenere con col mio piccolo The Rock Trading, è un'azienda italiana, ho conosciuto le persone che la utilizzano, parteggio tantissimo per loro, anche a rischio di sembrare uno scillatore seriale, però è un exchange serio che esiste da 10 anni, è uno dei più longevi, è italiano, ci sono dietro delle persone che insomma hanno veramente dei progetti ambiziosi e tutto quanto, quindi hanno le mie fees assolutamente. Io continuerò a parteggiare per loro anche se magari c'è qualcuno che ha delle fees ancora più basse, comunque le loro sono ottime rispetto ad esempio a Coinbase Pro anche, quindi io parteggio per The Rock Trading. Dunque, vuoi una chicca? Sai qual è il tuo primo video che ho visto? Quello dove dicevi che si diventava lo sapevo, che si diventava milionari con le varie coin eccetera. Dentro di me ho detto, e ci sta, ma chi è sto coglione? E poi ovviamente non ho terminato di vedere il video dove spiegavi la presa in giro. Fortunatamente ti ho conosciuto tramite Trading Consapevole e continua così. Bellissimo, no, consiglio a tutti di vedere quel video dove, cioè, era un pesce d'aprile. Il titolo è 5 altcoins per diventare milionario nel 2018, perché correva l'anno 2018. È molto divertente, dateci un'occhiata, vi fate due risate, insomma. Ciao, un paio di domande importanti, no, le ho già lette queste. Ah, me le rifai, ma mi sa che ti sei perso le domande. A onor del vero, Plan B specifica che... A specifica domanda ha risposto, tutti i modelli prima o poi falliscono, alcuni sono però più utili di altri. Grazie, bella frase, come per dire, ma sì, potrebbe funzionare, potrebbe non funzionare, però intanto è carino, dai. Insomma, lo stock to flow a me non è che faccia impazzire. Ad esempio Exodus, ecco, Exodus ad esempio sì, è un buon software wallet che ho sempre utilizzato per la sua semplicità d'uso e tutto quanto, quindi assolutamente sì. Hai il malloppo dentro testa di bronzo. Ah già, hai detto che non sono in casa tua i wallet, parte il mapping di parenti, amici e via. sì dai, caccia il tesoro, chi trova i wallet per primo. Dunque, ecco che come al solito mi è saltato via tutto, ma maledizione. Solo a me crypto.com sembra la migliore, se acquisto infatti crypto.com è quella che sapevo che aveva meno fees. Scusami, me le sono... Oddio, basta! Mi salta tutta la chat ogni volta. Dov'ero? Scusa, me le sono perse e riguarderò la live, grazie mille. No, dai, t'ho risposto comunque. Adesso ti tocca guardare la differita, così impari. Io stamattina ho visto il video su Sandbox, ho notato che le immancabili sirene si sentono anche lì. Oggi sono arrivati tardi, è già passata l'ambulanza. Oggi non è passata, tra l'altro. Niente ambulanza durante questo live, quindi è assurdo, ma no. Al momento lo stock to flow ha un R quadro di oltre il 95%, magari sarà una ciofeca alla fine, è vero, la matematica ha dato ragione a lui, sì, effettivamente sì, però insomma è sempre un modello basato sul passato, cioè i modelli così secondo me non dico che
magari sia anche overfittato, perché comunque è molto fedele ai dati del passato, però non lo so, definirlo predittivo mi sembra un po' troppo, ecco, perché tiene, cioè non tiene conto di alcuni, di alcune variabili molto importanti, perché è un po' troppo, cioè dà per scontato che l'andamento continui senza variazioni radicali nell'economia sottostante di Bitcoin. Comunque, cioè è predittivo una pippa, no? Esatto, infatti cioè spiega molto bene il passato, quello senz'altro. Però modelli predittivi, cioè secondo me è impossibile che ce ne siano su Bitcoin, non si può, cambiano tutte le cose, solo Telma è predittivo, esatto, ci sono poche predizioni da fare, insomma. Ma se uso Exodus un cellulare sempre offline, può essere considerato un hardware wallet? Sì, sono un pezzente, ma in realtà l'ideale è, come dire, utilizzare un PC che non metti mai online, per l'appunto, e addirittura se uno vuole essere pro, firmare le transazioni, cioè mettere la transazione online e poi firmarla offline e poi mandarla alla blockchain, quindi fare solo la firma offline. Ci sono le procedure sul web per farlo, però in realtà, cioè, basta comunque utilizzare un PC non compromesso, ecco, l'importante è quello, dove ci sono sui propri wallet. Poi dipende sempre ovviamente dalla quantità di fondi che si hanno. Questo anche quando si utilizza gli hardware wallet, io nel muovere fondi dal Ledger, che per precauzione sempre utilizzo una macchina che metto online soltanto per fare queste transazioni, poi per il resto no. E anche quello fa parte magari dei concetti di sicurezza che vale la pena osservare, come ad esempio anche per il two-factor authentication io uso un telefono a parte, proprio per evitare i SIM-port attack. Insomma, ci sono tutti dei discorsi di questo tipo che vale la pena tenere d'occhio, ma soltanto nel caso in cui ovviamente si abbiano fondi da proteggere di una certa entità, altrimenti per poche centinaia di euro non vale la pena diventare matti. Dunque, andiamo avanti. La matematica è predittiva solo in fisica. Ma no, la matematica in realtà, cioè il suo sporchissimo lavoro lo fa. Vogliamo la verità, Luca, non sei a casa tua, ti sei ritagliato un angolino in ospedale, ecco perché sentiamo sempre le sirene. No, in realtà no, sono vicino all'ospedale, perché non abito lontano, però sono a casa mia. Un giorno farò come i bravi vlogger, farò l'home tour. In realtà io sono negato a fare queste cose, però ci proverò, farà molto ridere. Luca, status come lo vedi? È tipo Telegram e ha in wallet con Seed. Guarda, ti faccio ridere, status, io volevo partecipare all'ICO nel lontano 2017, poi c'era troppo hype e non sono riuscito a partecipare, avevo comprato Ethereum per farlo e ho comprato al top Ethereum locale, era $400 e poi è dumpato mostruosamente, quindi io sono rimasto con i miei Ether che stavo aspettando che me li ridesse indietro lo smart contract di status, perché mi ha rimbalzato dall'ICO e inoltre che cioè vedendo il prezzo che continuava a scendere. In ogni caso, guardando il grafico SNT BTC, non sembra messo male, devo dire. Guarda, come progetto non mi fa impazzire, eh? Tra l'altro, ecco, hype a manetta. Guardando soltanto l'ultimo periodo non sembra neanche messo malissimo, non ti saprei neanche dire il perché, a dire la verità, però io vedo qua che inizia a esserci un po' di direzionalità ribassista, non lo so. Sembra che questo supporto non abbia frenato, nonostante i volumi siano comunque bassi, non lo so, sembra in uptrend guardando questa trend line. Si potrebbe aspettare, volendo più giù, ad esempio qua, in questa zona o in quest'altra zona, anche adesso dovrebbe ritoccare un po' la trend line, ma potrebbe valer la pena seguirlo speculativamente, però sinceramente non vedo motivo per accumularlo sui vari supporti a scendere, potrebbe essere interessante, non lo so. Poi non ne seguo i fondamentali, quindi non saprei dirti, però vedendo i volumi che ultimamente si sono fatti sentire e il fatto che il trend sembra spingere un po' a rialzo, potrebbe portarlo, insomma, renderlo un po' appetibile quantomeno.
Sono pezzente e paranoico, una pessima combo nel mondo cripto. Ottimo, ottima combo, ma in realtà non c'è bisogno di chissà quali capitali per andare bene con la sicurezza. Ragazzi, ma il miglior hardware wallet è un paper wallet diviso in tre parti e chiuso in luoghi diversi. Sì, ovviamente c'è una serie di conseguenze ad avere un paper wallet, cioè il fatto che devi stare attento a non perderlo, devi avere i tuoi backup, la chiave privata, è difficile avere un seed perché il singolo paper wallet hai la chiave privata, insomma, c'è da tenere certe attenzioni, chiaramente. Io ho risolto la sicurezza con una macchina virtuale Linux che viene avviata solo in ambiente Linux con firewall opportunamente configurato, anche quello, però anche le macchine virtuali non sono proprio impenetrabili, c'è da stare attenti anche a quello. Ovviamente Linux è più sicuro di Windows, cioè Windows è proprio l'anticristo, non bisognerebbe mai toccare, cioè inserire, collegare un wallet in una macchina Windows, però qua i puristi di Windows ovviamente mi uccideranno, però insomma, è sempre così. Io uso una macchina virtuale Linux con il disco criptato, ottimo. Status è una delle 5 coin di... Ecco, te pareva, ecco, ha spiegato subito i volumi, quindi questo è un altro motivo per cui forse non la toccherei. Self-fulfilling prophecy, esatto, del mitico, com'è che è, Palm Beach Confidential, il pump and dump del 2020, insomma. Cosa ne pensi di Holo? Guarda, non conosco molto bene il progetto, però guardiamo il grafico. Ultimamente con le altcoins ne sto abbastanza fuori. Il grafico è terrificante, quindi non lo toccherei neanche con i soldi di qualcun altro. Non ditemi che anche questa è un'altra delle coin di quello là, perché altrimenti poi vi banno se mi chiedete delle sue coin. A proposito di Sandbox, hai per caso approfondito la prevendita delle land? Come si fa a partecipare? Guarda, ti consiglio di stare dentro al gruppo Discord relativo alla piattaforma dove spiegano un po' tutto e danno tutti gli aggiornamenti. Ma tu ce l'hai l'immagine della blockchain nel momento dell'halving? No, direi proprio di no. Passami il sito della correlazione. Il paper wallet, poi lo devi collegare a una macchina per firmare le transazioni. Esatto, sia un po' più scomodo. Ciao, quali pensi potranno essere i futuri utilizzi di Bitcoin basati sull'economia reale oltre la speculazione? Con questa domanda poi chiudiamo. Cioè, diamo l'ultima occhiata e chiudiamo. È una bella domanda perché io ci vedo, beh, ovviamente le potenzialità di Bitcoin sono potenzialmente infinite, nel senso che è un sistema aperto e programmabile. Non è da vedere solo come una moneta di scambio, è un sistema aperto su cui si può costruire qualsiasi cosa che ha come sottostante, pensate appunto, il valore e il network di Bitcoin. Quindi è possibile utilizzare Bitcoin come una sorta di riserva di valore sul quale costruire applicazioni che possono essere servizi finanziari, applicazioni tipo di DeFi, i canali di pagamento, che si può fare i payment streams cosiddetti, ovvero pagare in base all'utilizzo, cioè utilizzare degli script che pagano automaticamente con un flusso anche in tempo reale. Ci sono un'infinità di potenziali applicazioni e molte le dobbiamo ancora scoprire, perché Bitcoin, il sistema Bitcoin è ancora, volendo definirlo così, molto ignorante, molto terra a terra, c'è ancora da costruirci sopra molto. Fatto sta che è appunto un sistema, un protocollo sul quale poi si può creare nuovi sistemi. Si parla ad esempio di Bitcoin Standard molto, che vede una currency, una moneta costruita sopra Bitcoin, che utilizza Bitcoin come riserva aurea di valore, ok? È una sorta di MakerDAO, quindi un DAI sopra a Bitcoin, però anziché a Ethereum. Ecco, applicazioni di questo tipo ce le vedo molto bene, quindi applicazioni di, io la chiamo smart finance, ovvero la possibilità di gestire valore, trasferire valore, automatizzare la gestione del valore, cosa che sta molto facendo anche Ethereum con i suoi smart contract, con tutto quello che già sta facendo. Però ecco, avere come sottostante Bitcoin, ecco, Bitcoin è Bitcoin, ha il network più sicuro del mondo, più grande del mondo e tutto quanto. Quindi questa per me è il grosso valore di Bitcoin, l'essere una riserva di valore distribuita su un network non limitato, non confinato, aperto a tutti e sicuro. È un qualcosa di
un valore inestimabile. Lo scopriremo poi col tempo tutte le applicazioni che avrà. Ecco, questo per me è il futuro di Bitcoin. Ragazzi, che dire? Io stavo dando un'occhiatina qua, ma mi pare che abbiamo finito. Abbiamo inondato il gruppo Discord dopo il tuo video. Grandi, bravi, avete fatto bene. Spingete, spingete, perché poi è bello che ci sono community intorno ad ogni cosa. A proposito, inondate anche il mio di gruppo Discord. Mannaggia, se scorrete sotto, qua sotto al video, trovate un po' di link carini, tra cui la possibilità di farmi una donazione, l'entrare su Telegram, il mio canale YouTube e la community Discord, tra cui cioè dentro la quale siamo molto attivi, siamo molto chiacchieroni, quindi fateci un salto che mi farebbe piacere poter chattare un po' con tutti voi. Ultimamente sono un po' assente perché sto lavorando molto su varie cose, ma ogni tanto mi faccio vedere, poi cerco sempre comunque di rispondere alle domande, di fugare i dubbi e di essere insomma presente con questa community, che è una cosa che apprezzo veramente un sacco. Ragazzi, io spero che questo live sia stato apprezzato, che il mio lavoro venga sempre apprezzato da voi, che non vi annoi, che insomma vi troviate sempre bene in questa community, il cui scopo è essere il più inclusivo possibile e il più formativo possibile, insomma, diciamo così. Ovviamente è una cosa bidirezionale, perché anch'io imparo un sacco da voi e mi piace molto questo ambiente di scambio, ambiente molto molto fertile, molto concreto. Ringrazio moltissimo chi ha fatto la subscription su Twitch con Twitch Prime, grazie mille per il vostro contributo, è veramente apprezzato. Faremo un sacco di giveaway, quindi preparatevi, accumulate shitcoin, spingete sempre di più con le shitcoin, vi voglio sempre gasati, perché tra poco si spinge con il trading algoritmico, arriva una nuova strategia molto gustosa, molto golosa, ci sono tanti video in produzione, in preparazione, con un po' di risorse utili anche per il trading. Seguitemi sempre, state sempre sul pezzo e vi auguro nel frattempo una buona serata e ci vediamo al prossimo live questo venerdì alle 18 e invece con il nostro solito video giovedì alle 18:30. Gli appuntamenti ormai sono sempre questi. Alla prossima e un saluto di nuovo a tutti quanti voi. Ciao a tutti!